Di Doriano Rabotti, FIFA e Arena. Come nel film di Totò. Se non fosse una storia tristissima. Verrebbe da riderci sopra. Dove non bastava vergogna. Dove non arrivata la spinta del premier spagnolo. Ma solo massima autorità nel calcio è arrivato. E anche questo. Saper leggere tra le righe. Un segno dei tempi. Parliamo presidente della Federcalcio Spagnola, ieri commissione disciplinare della FIFA. La Federazione Mondiale. Sospeso provvisoriamente Luis Rubiales dopo il bacio forzato e condannato al calciatore Hermoso. Sul podio del titolo mondiale vinto dagli spagnoli domenica scorsa in Australia. Un piccolo momento. Hermoso. Che in spagnolo significa bello Rubiales, ha cercato di minimizzare e si è barricato come un giapponese nella boscaglia. Aggrappato alla sua sedia quando anche le autorità politiche suo paese chiedevano le sue dimissioni. Non ne voleva sapere. Ci pensato ieri FIFA. La sospensione temporanea da ogni attività legata al calcio a livello nazionale e internazionale. Durerà 90 giorni. Il tempo di attendere la conclusione del procedimento disciplinare aperto dalla commissione FIFA. Dopo le denunce ricevute. E come ogni stalker o ex troppo possessivo fidanzato. È arrivato anche l'avviso di avvicinarsi né Rubiales. Né dirigenti o dipendenti della federazione possono contattare Jennifer Hermoso o il suo entourage. A lei più vicino di lei. Ieri non sono mancate altre scene tristi questo brutto film trasmesso in Mondovisione. Con la Federazione Spagnola che ha pubblicato una serie fotogrammi per dimostrare che Hermoso era consenziente. Non sono bastate le minacce, denuncia e querela Rubiales contro il giocatore. Ci è mancato solo l'utilizzo di VAR per il bacio rubato. Tentativo ancora più grottesco se si considera che il giorno prima aveva spiegato senza possibilità di essere fraintesa di sentirsi violata su quel podio che avrebbe dovuto ricordare come il migliore momento della sua vita sportiva. Per fortuna arrivano anche gesti di solidarietà. Quasi tutto lo staff della nazionale femminile di calcio si dimette, tranne l'allenatore Vilda. Insomma. C'è la FIFA intesa come federazione. E c'è l'arena mediatica dove si svolge una corrida di valori umani. Stavamo scrivere diritti. Ma è una parola delicata anche per l'organismo presieduto dallo svizzero Gianni Infantino. Chi ha visto il destino regalargli un bell'assist e ritrovare la verginità dopo le tante polemiche che hanno preceduto. Attraversato e seguito il mondiale maschile disputato in Qatar alla fine dello scorso anno. Ricorderete sicuramente le tante manifestazioni protesta. Dalle fasce arcobaleno vietate ai capitani delle squadre al gesto clamoroso della Germania. Tutti i giocatori che, al momento dell'arito prima di partita, si portano una mano alla bocca per mimare gage e poi spiegano ci hanno impedito protestare. Il tema era soprattutto i diritti della comunità LGBTQ in un paese dove i rapporti omosessuali vengono puniti con 7 anni di carcere. Questa volta la FIFA si è schierata.